Nel 2018 abbiamo affidato dietro un'attività selettiva che ha espletato l'ASL di Teramo l'incarico all'architetto De Annuntis per realizzare un piano di recupero. Ci sta questa situazione lì a Casalena di tutti questi edifici vetusti, quindi era importante cominciare a prevedere cosa fare e come fare. Quindi nel 2018 abbiamo conferito questo incarico al fine di fare un piano integrato nel rispetto appunto dei regolamenti comunali, perché è previsto nell'ambito dei regolamenti del Comune di Teramo un progetto di riqualificazione di tutta l'area di Casalena. Questo aspetto è diviso in tre parti: una parte diretta a riqualificare proprio la parte sanitaria, creare proprio la cittadella della salute lì, con realizzazione di quello che già abbiamo già anticipato, di una importante struttura per l'attività di libero professionale, per l'attività deambulatoriale, per centro prelievi e per l'attività di diagnostica. Dopo c'è una parte superiore che dovrà essere di cui vanno prevista per realizzarvi delle attività ad uso abitativo anche commerciale, tutta la parte alta, e dopo c'è una parte intermedia che è così da un giardino, da un parco che funge da anello di congiunzione di questi spazi, anche e soprattutto al fine di creare una sinergia tra tutti i territori comunali, ecco, con l'atterrato, tutta l'habitat circondariale, quindi dare un senso a tutta l'attività di riqualificazione proprio di tutta l'area. Con la vendita di quest'area che noi andremo a mettere a disposizione, lì abbiamo circa 23 ettari di terreno, con il ricavato andremo a realizzare tutte le strutture sanitarie per il completamento della cittadella della salute.